a tutti, benvenuti in questo tutorial riguardante l'export degli stems, ossia l'export di gruppi, di tracce, che poi saranno utili per la fase di mastering. Molti degli studi di mastering mondiali più importanti infatti utilizzano la tecnica del multitrack mastering, vuol dire che il mastering non viene eseguito soltanto sul mix stereo, ma anche su gruppi di tracce per poter ovviare ad alcuni inconvenienti sulla compressione del master. A volte può succedere che applicando dei compressori ad un mix che già contiene una certa quantità di riverbero, il riverbero stesso potrebbe enfatizzarsi. E quindi sul controllo e sulla finalizzazione di gruppi di frequenze è necessario quindi appoggiarsi a questo tipo di tecnica. Vediamo come esportare, in questo caso da Studio One, ma il principio è applicabile ovviamente a Cubase, Pro Tools e qualunque altra piattaforma DAW, esportare quindi gli stems, ossia i gruppi di tracce interessati. Iniziamo con la voce, selezioniamo il canale voce, mettiamo in solo, facciamo esportare il locatore da 0 a sinistra e a destra fino alla fine della song. Dopodiché facciamo in questo caso o export stems, perché Studio One già è predisposto per questo tipo di processing, quindi ovviamente vede la voce, il canale voce in solo e tutti i canali automaticamente correlati, quindi il riverbero, il gruppo bass e il mix out al canale della voce. Normalmente, soprattutto sull'esportazione della voce, si cerca di farlo senza il reverbero. Quindi andiamo nel canale della voce, ad esempio, nella mandata effetti della voce e troviamo acceso il 480 della Lexicon. In questo caso lo spegniamo, torniamo sulla nostra traccia di voce che è sempre in solo, controlliamo dove finisce. Quindi una parte nel vocoder, una parte nel canale Roomverb, che si trovano già collegati nella mandata ma sono spenti. Finita questa operazione andiamo su Export Mixdown, così siamo certi che la voce venga esportata, processata sia con i suoi plugin già impostati, quindi il compressore, l'equalizzatore, il deesser e anche il mix bus dove passa all'interno. Quindi lo chiamiamo direttamente, in questo caso il brano è l'Italia di Gianfranco Mauto, quindi facciamo l'Italia Vox Stems, scegliamo di esportare il wave e normalmente io chiedo, quando sono in studio di mastering, di avere i file 2496 kHz, questo per poter avere il massimo dell'headroom senza ricevere file possibilmente distorti. Una volta fatto questo, continuiamo a fare un check up, quindi between the loop, quindi attraverso il loop che abbiamo selezionato qui sopra. Possiamo evitare di selezionare tutte le altre funzioni, quindi se ovviamente utilizziamo un compressore o un outboard esterno saremo costretti a cliccare su Use Real Time Processing. In questo caso io sto utilizzando un Maselec MLA2 in uscita sul master, per cui sono costretto a selezionare questo. Finito, faccio ok ed esporterò soltanto la traccia di voce. Finita l'esportazione della voce, per rimanere in tema riapro la mandata effetti del 480, tengo sempre in solo la traccia di voce ma questa volta abbasso il volume di uscita in maniera da ascoltare soltanto il riverbero. Come vedete, perché sul ritornello si apre il riverbero perché in questo caso segue una programmazione. Per cui, come prima, esporta Mix Down, Italia Vox Stems, Vox Effetti, FX Stems e procedo nello stesso modo. Una volta terminato, procedo con le altre tracce, per cui il basso, quindi seleziono il canale del basso e faccio esporta basso. Poi io in questo caso ho già suddiviso i gruppi sul mixer, per cui è più semplice, i cori, già con gli effetti all'interno, i Moog, in questo caso il Moog insieme ad altri synth, potrei per esempio selezionare già tutti i gruppi di synth ed esportarli contemporaneamente in maniera da avere già uno stems dei sintetizzatori. Lo stesso può accadere per gli archi o per l'orchestra, se vogliamo gli stems dell'orchestra, in caso potremmo fare strings e brass, che finiscono ovviamente in un altro sottogruppo che si chiama orchestra. Poi avremo il gruppo, diciamo, delle batterie, quindi in questo caso io ho il gruppo drums che contiene appunto tutte le tracce di batteria, quindi cassa rullante, charleston, piatti, tutto quanto. A volte può essere richiesto anche uno stems di piatti separato. Lo stems dei pianoforti, quindi selezioniamo piano, esportiamo,
chitarre elettriche, selezioniamo, esportiamo, chitarre acustiche eventualmente, ma in questo brano non ce ne sono, la traccia di loop e via discorrendo. In questo modo avremo poi alla fine ottenuto una serie di tracce stereo, difficilmente supereremo le 12 tracce. Queste poi verranno inviate allo studio di mastering, che le aprirà nel suo progetto di mastering e le utilizzerà per poter procedere ad un mastering fino alla traccia stereo finale, che verrà adattata per il CD o per le piattaforme digitali. Lo vedremo comunque in un altro episodio. Grazie per aver seguito il video, lasciate pure un commento sotto, risponderò appena possibile. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sul mondo dell'audio recording. Continuate a seguirmi su YouTube, Facebook e Music Off. Ciao, a presto!